Righi e ci sembra di vedere con lui Marta Bekis. Sì, a te Simone. Eh sì, hai visto bene Mauro, siamo con Marta Bekis, anche qualche lacrima abbiamo visto al termine di questa partita. Ti chiedo quanto ha significato per voi cercare comunque di chiudere in bellezza, lo avete fatto perché primo set lo avete conquistato con tanto carattere e giocando anche una bella pallavolo. Ci sono tante emozioni in ballo, tantissime, e mi viene anche difficile parlare in questo momento perché soltanto noi forse in campo, le atlete e lo staff possiamo sapere cosa sono stati questi 4 mesi e volevamo chiudere in bellezza perché siamo sempre state, abbiamo sempre provato ad essere al nostro 100% e anche stasera lo volevamo essere nonostante tutto, nonostante le difficoltà, quindi sono molto orgogliosa della mia squadra e il risultato non è a nostro favore, ma noi ce l'abbiamo messa sicuramente tutta. Marta, che settimana è stata? Questa o quelle precedenti anche? Ci limitiamo a questa. Beh, difficile, è anche Natale, non l'abbiamo tanto vissuto. Io non vorrei in questo momento parlare di cos'è stata questa settimana, preferisco parlare di noi, di quello che siamo noi atlete in campo, di come siamo state professionali ogni giorno, ogni allenamento e come continuiamo ad esserlo e lo siamo state in questa partita. Quindi queste siamo noi ed è stato bello, sono molto orgogliosa di questa squadra, davvero. Ti chiedo un'ultima cosa, visto che siamo ormai agli sgoccioli del 2019, cosa ti auguri per il 2020? Che domande. Guarda, faccio un augurio a tutte quante noi in realtà, di trovare un po' di serenità, di ritornare ad essere noi perché lo possiamo essere, l'abbiamo dimostrato e insomma, quindi auguro a tutte quante noi intanto un pochino di break e adesso un pochino di relax, un pochino di riposo perché ne abbiamo tutte bisogno. Mi spiace che alcune di queste atlete dovranno andare subito con le nazionali a giocare delle qualificazioni, però staccare un po' la testa aiuterà per essere più lucidi anche nelle scelte future, quindi auguro a tutti quanti un break buono, delle buone vacanze, appena finito Natale lo stesso auguro buon Natale e poi vedremo cosa ci dirà il futuro, ecco. Se vuoi fare anche un augurio a tutti quelli che ci seguono, ai tifosi in generale della pallavolo, agli appassionati. Sì, beh, io appunto più che fare gli auguri di buone feste, di fine anno, di Befana, a chiunque ci segua e anzi che continuino a seguirci, che lo fanno ancora di più perché la pallavolo è bella ed è uno sport pulito e può continuare ad esserlo e quindi continuiamo a far divertire la gente perché questo che è lo che vogliamo fare anche noi. Grazie Marta e tanti auguri di buon anno anche a te. Grazie, grazie mille, a voi un abbraccio. E dalle parole di Marta Bekis, Mauro, adesso provo a recuperare una giocatrice delle più pomi, intanto ti cedo la linea. La pallavolo è bella, abbiamo sentito questo dalle parole di Marta Bekis e in effetti è bello vedere le giocatrici abbracciarsi a fine partita. Abbiamo visto il trio americano, Alexa Gray, Daniel Cuttino.